custode del Monte Sione e del Santo Sepolcro per 12 anni. È il tema dello speciale realizzato in omaggio a padre Pier Battista Pizzaballa. È egli stesso a raccontare in un'intervista le sfide e le gioie di questi anni. Molti mi chiedono del mio futuro, quali programmi ho faccio, eccetera. Innanzitutto io sono un frate, quindi il frate, ebbene, come tutti, fa i suoi programmi, però deve anche figlio dell'obbedienza, quindi dovrà fare l'obbedienza. Ecco, io ho dato tante obbedienze, ho anche obbedito tanto da custode, ecco, ma verrà il momento in cui qualcun altro mi dirà, come disse Gesù a Pietro, dove andare, ecco, e questo verrà anche il mio turno, ed è bene che sia così. Mi sto preparando a questo passaggio, che non è semplice, umanamente non è semplice, perché sono 25 anni di Medio Oriente, cioè tutta metà della mia vita qui, la parte significativa della mia vita è stata fatta tutta qui. Io ho 50 anni, 25 qui. E dopo 12 anni di servizio come custode, che ti ha posto un certo contesto, ecco, ti ha posto un certo contesto, ecco, lasciare tutto questo umanamente non è semplice, richiede una preparazione. Ecco, mi preparo anche spiritualmente a questo, ecco, poi vivrò quello che dovrò fare con la libertà che potrò, che cercherò di avere. L'ho visto custode, giovane, che ha sorpreso tanti, credo, con la sua età, ma era ancora giovane nello spirito piuttosto, non so nell'età, segno di maturità. La sensazione che ho io in questo momento, adesso sapendo che lui sta per partire, è di perdere un fratello maggiore. La presenza secolare dei francescani in Terra Santa e nei santuari e la cultura e l'identità cristiana in Medio Oriente sono stati sempre una sfida, così come il dialogo ecumenico e interreligioso. Uno degli aspetti poco conosciuti della custodia di Terra Santa è il rapporto pressoché quotidiano e molto vicino, direi quasi intimo, con le chiese cristiane non cattoliche. L'incontro tra il patriarca Bartolomeo e il Papa Francesco è stato, diciamo, un punto di svolta, o forse la conclusione è l'inizio di un nuovo processo, conclusione di uno è l'inizio di un altro. Come dicevo anche in altre circostanze, che le relazioni tra le diverse chiese sono diventate molto più cordiali. Naturalmente a ciascuno resta nel suo ambito, ma molto più cordiali. Padre Pier Battista Pizzaballa ha accolto due papi pellegrini in Terra Santa, nel 2009 Papa Benedetto XVI e nel 2014 Papa Francesco. Padre Pizzaballa è stato anche il grande interlocutore per lo storico incontro nei Giardini Vaticani dell'8 giugno 2014 tra Papa Francesco, il Patriarca di Costantinopoli Bartolomeo I, il Presidente di Israele Shimon Peres e Mahmoud Abbas dei territori palestinesi. Nel corso della riunione, ebrei, cristiani e musulmani hanno pregato insieme per la pace. La sfida con i mezzi di comunicazione. 33 emittenti di tutto il mondo trasmettono il Terra Santa News. Mi consola vedere, quando vado in giro per il mondo, che mi dicono: abbiamo visto attraverso il TG News, il Terra Santa News, cosa state facendo, vi conosciamo, adesso sappiamo chi siete. Questo è una grande consolazione. Ecco, che ricompensa tante fatiche. Le sfide della situazione difficoltosa in Siria. La Siria di oggi è una ferita profonda in tutto il Medio Oriente, nella vita cristiana, perché la Siria è il luogo del primo cristianesimo. Ecco. È una ferita profonda anche per noi francescani. Ecco. È una guerra atroce, ho avuto la possibilità di essere lì pochi mesi fa e è irriconoscibile il paese, è totalmente distrutto. Parole chiare sono state espresse dal custode di Terra Santa nell'affrontare la scelta di continuare o meno in zone a rischio. Un pastore non abbandona il suo gregge, le persone non hanno bisogno soltanto di pane per vivere. A volte è più importante una parola di conforto, un abbraccio o una stretta di mano, specialmente in un momento drammatico. La prima parola che mi viene da rivolgere a padre Pier Battista è grazie, perché
Se è stato custode di Terra Santa per 12 anni, questo vuol dire che ha svolto un servizio con grande saggezza, con grande capacità di governo, di animazione e anche di creare quei ponti ai quali tutti noi siamo invitati a cooperare. Credo che Padre Pierbattista sia una grande risorsa per la custodia di Terra Santa e spero che continuerà ad esserla. Lo speciale completo è nel sito del Christian Media Center.